Presidente Motta, come si può con il Salone del Libro a Milano riportare a leggere molti lettori, visto che il nostro paese, stando alle statistiche, è ancora un po' indietro? E se avessi una risposta alla sua domanda, credo che avrei risolto il problema di tutti. Credo che la fiera debba diventare un momento di grande attrazione quasi indipendentemente dal libro. Cioè bisogna che la gente scelga di venire alla nostra manifestazione, perché saremo capaci di fare un programma intelligente, attrattivo, come si usa dire, un po' pop, e che diventi quindi un momento per cui tutti vadano a vedere qualcosa di bello. Perché avete scelto Milano questa volta? Abbiamo scelto Milano per vari motivi. Uno, perché l'ente fieristico Fiera Milano è quanto di meglio oggi in Italia, ma quasi direi nel mondo, si possa offrire a livello di struttura, perché sono dei partner molto affidabili e perché Milano è comunque una città di riferimento per il libro, per le sue case editrici, per le sue librerie, biblioteche, per i suoi consumi. Ultima domanda, il libro cartaceo non sarà mai, diciamo, sostituito definitivamente dal digitale? Come vede questa competizione? Io questo non lo so. Quello che posso dire è che in questi ultimi anni non c'è stata forse quella progressione che tutti si aspettavano. Io credo che sono strumenti diversi che conviveranno e che avranno quindi ognuno il loro mercato. L'importante è leggere, su quale piattaforma poi è indifferente.